Sono stato menato, drogato, ma dopo tutto sono insieme alla mia famiglia. So giro. Soledad. Oh, in ogni caso, il rapporto della polizia sulla tua morte non giungerà a scuola. Non devi preoccuparti. Pare che il procuratore Nijima sia riuscito a strappare un qualche accordo con i Capoccia. Voglio dire, non hanno detto nulla, nemmeno a me, ma finché te ne starei buono, te la caverai. Se avessero segnalato la tua morte, sarebbe stato come sbandierare che sei uno dei ladri fantasma. E loro non possono annunciare cosa sono i ladri fantasma, perciò sono sicuro che non faranno idiozie. Oh, grazie, sempre molto rassicurante. Morgana? Ad ogni modo, mi fa piacere che tu sia tornato sano e salvo. Ma anche così non rende l'idea. Te la sei vista brutta, vero? Non ti preoccupare. Akechi era sulle tue tracce. Sapevo che era rischioso, ma potevamo contare solo su di lui. Grazie alla tua tenacia sei riuscito a ingannarlo. È l'ora della vendetta. Facciamolo pentire di aver sottovalutato i ladri fantasma. Certo, tu fidanzatina? Ricordi quando ho violato il tuo telefono durante la gita? Beh, si è rivelato utile. Come? Beh, ti ricordi quando ho messo l'app Cimice nel telefono di Akechi? Mi ha permesso di tracciare le info del GPS di due telefoni, il tuo e il suo, e poter stabilire il preciso istante in cui Sai Nijima, che aveva il tuo telefono, ha incrociato Akechi. E allora che ho visto un'occasione e bip, ho mandato il segnale all'attivazione del Navi. Ma c'era comunque la possibilità che non si incrociassero senza dire una parola, anche perché avevamo bisogno che dicessi a Sai Nijima di mostrare il telefono ad Akechi. Questo piano mi stupisce ogni volta che lo risento. Comunque, non potevo violare il navigatore del metaverso. È un'app misteriosa del resto. Ma hai mai presente la funzione segnalibro? Non devi fare altro che premere il tasto. Far credere al telefono che fosse stato lui a premere il tasto è stato fattibilissimo. Niente male, eh? Brava patte patte sulla testa. Penso che dopo tutto andrò a letto. Io me ne torno a casa. Vai a letto, ok? Dormiamo. Oh, sarebbe stato carino se Futaba rimaneva. Temo che non potrei tornare a scuola tanto presto. Ma non preoccuparti, sarà una passeggiata rispetto a tutto ciò che abbiamo fatto finora. E avremo tutto il tempo per elaborare insieme i nostri piani. Miau. Essere onesti, non mi importa di quello che succederà a Shido in un senso o nell'altro. Però, quando penso che è il tuo nemico, lo percepisco come se fosse anche il mio. Eh beh certo, siamo compagni. Resterò al tuo fianco fino alla fine. Oh. Bene allora, ci conviene dormire. Oh, che carino. Sai, ricorda quello che ha detto prima Futaba. Quando eri nei guai nel palazzo, ha rivelato alcune letture di qualcuno accorso in tuo aiuto. Era forse... Era Kasumi. Quindi era Yoshizawa. Allora dovremmo farle sapere che adesso sei al sicuro. E ti darà una mano a farlo. Andrò a dirglielo io. Miau. Sai dove abita? No, ma lo scoprirò. Intanto, il nostro indice di gradimento è sempre più basso. Vediamo che dice la gente. A quanto pare Akechi ha arrestato il capo dei ladri fantasma. È un eroe. Sono felice che Akechi sia tornato. Spero che prendano anche il resto della banda. È davvero un grande. Akechi in merda. E ora è il nostro eroe salvatore. Bravi, bravo popolo. C'è Ryuji ora. Queste elezioni non servono, Shido vincerà di sicuro. Ovviamente, è l'unico politico affidabile che abbiamo. E poi il nostro attuale governo ha saputo solo causare scandali su scandali. Cosa ancora più importante, ha un'aura speciale. È come se potesse risolvere ogni nostro problema. Francamente non mi importa chi ci pensa. Mi basta che la nostra società torni in carreggiata. Più onesto questo commento che tutto il resto. Specialmente dopo quei ladri fantasma si sono rivelati nient'altro che dei rifiuti umani. Ve la faremo vedere. Dannazione. Il popolo è veramente... Un attimo e cambia opinione su tutto. Ho sentito che è ritornato a casa, così l'ho detto in classe. Stai bene? Sei una cattiva insegnante, ma dai. Sì, grazie. Sei vivo! Al notiziario dicono che ti sei suicidato. Chiamami appena puoi. Ero così confusa. L'importante è che tu stia bene. Non ti preoccupare per la scuola. Prenditi cura di te. Oh, mi ha mandato un cuoricino. Ti amo, Kawakami. Ti amo. Oh.
Oh, dai, non ci sono. È vero che il leader dei ladri fantasma è morto? Come ha potuto la polizia lasciare che si suicidasse in cella? Devono darsi una svegliata. Silenzio, siete in classe. L'intervallo è finito da un pezzo ormai. Davvero sembrate le scimmie di uno zoo. Oh, già. Mi ha contattato la famiglia di Star. Dicono che sarebbe mancato a scuola per un po'. Diamine, dove pensate di essere comunque? È quasi ora. Quasi ora di che? Che tornate a scuola? A casa? Pim pum pim pum. Ehi, è una bugia, vero? Ti prego, dimmi che stai bene. Nessun problema. Oh, grazie al cielo, stai bene. Tra il suicidio di cui parlavano i notiziari, la prof Kawakami che ha detto che è ritornato a casa. Avevo sinceramente paura di contattarti. Anche Sakamoto sembrava piuttosto evasivo quando ho chiesto a lui. Ma non preoccuparti, non lo dirò a nessuno. A proposito, il Fine Sight è un vero casino. Ma continuerò a supportarvi da dietro le quinte. Buona fortuna. Ho ricevuto un messaggio da Oya. Ne stanno succedendo di tutti i colori con i ladri fantasma. Stai bene? Non ti preoccupare, sto benissimo. Davvero? Oh, ottimo. A causa dei ladri fantasma si è scatenato un putiferio. Sei ancora vivo, quindi devi avere qualcosa in mente, giusto? Devo prepararmi per qualcosa di grosso. Ma sono contenta che tu stia bene. Ora ho da fare, ci vediamo dopo. Qui non devi preoccupartene, ma cerca di non fare nulla che possa attirare l'attenzione. Comunque, oggi è il giorno libero, quindi mangia il curry e prenditela comoda. Oh, non c'è alcuna fretta, tanto non si farà vedere nessun cliente. Oh, Sojiro, non essere così duro con te stesso. Pensiamo alla parola chiave dopo che il curry del capo ti avrà rinvigorito. Quindi il gatto che ha detto ora? Miau. Chi è che mi scrive? Avete capito qual è la parola chiave per entrare nel palazzo di Shido? Ho provato ogni tipo di soluzione, ma finora non ho avuto fortuna. Potresti creare un algoritmo che prova a mettere parole a caso di continuo fino a che, pum, trova la parola giusta. È difficile comprendere i processi mentali di un genio del crimine come lui. Sapete, ci ho riflettuto. Se c'è lui dietro a tutti quegli arresti mentali, questo significa che tutti gli strani incidenti di questi ultimi anni sono opera sua. Per esempio, quello in metropolitana lo scorso aprile. Ora che lo dici, quell'incidente ha costato il posto al ministro dei trasporti. Aspetta, sta dicendo che l'incidente è stato provocato da Shido. Ma la metropolitana non ha pensato a tutte quelle vite innocenti. Perché nessuno pensa ai bambini? Quell'uomo sembra davvero incredibile. A quanto sembra, un sacco di vittime di quell'incidente si trovano ancora oggi in ospedale. Masayoshi Shido, quanta gente avrà ucciso nel corso degli anni? Tra il padre di Haru e la madre di Futaba, possiamo già aggiungerne due a quella lista. Come potremmo sperare di comprendere come funziona la mente di un uomo così orribile? Ehi, non sarebbe più facile se andassimo lì e ci riflettessimo direttamente sul posto? Proviamoci! Se dovessimo andare, mi piacerebbe che venisse anche Phoenix, ma... Andrà tutto bene? Non lo noterà nessuno? Probabilmente una volta lì capiremo in un attimo qual è la parola chiave. Inoltre, con la mia velocità posso seminare chiunque si metta sulle nostre tracce. D'accordo, allora è deciso che Phoenix verrà con noi. Però ricordate, il nostro obiettivo è non farci vedere. Ok, bene, incontriamoci davanti al palazzo della dieta ed entriamo nel palazzo di quel bastardo. D'accordo, andiamo al palazzo della dieta. Assicuratevi di non essere avvistati, ok? Ah, ti piace il mio giubbotto nuovo? Eh? Bello, la felpa, eh? Sono stiloso, Morgana? Esci? Ci vediamo. Stai scherzando, spero. Sai che se ti scopro lo sei spacciato, vero? Diamine, a volte sei così spericolato. Vedi di non fare troppo tardi. Grazie, Sojiro, che ti preoccupi per me. Eccoci qua. Akechi, non è qui. Mettiamoci al lavoro. Le volanti della polizia sono in pattugliamento. Non possiamo restare qui a lungo. Abbiamo già Masayoshi Shido e Palazzo della Dieta. Ci manca cosa di questo luogo? Magari Monte Fuji, visto che è il luogo più alto del paese? Che mi dite di villa? Considerato che soggiogherà tutti come primo ministro, forse una scuola. Se fosse un'arena come il Colosseo? Palazzo imperiale? Ah, che palle. Niente da fare. Davo per scontato che l'avremmo scoperta. Forse non avremmo dovuto trascinare qui Phoenix.
pensate che stia proteggendo il palazzo con una barriera? Shido ha rubato la ricerca della scienza psicognitiva, no? Forse comprendeva qualche mossa speciale. È davvero possibile? Chi lo sa? Non ne ho idea. Non c'era nulla di simile negli appunti che ho letto. A ogni modo, che tipo di persona è Shido? Non riesco a inquadrarlo. Ho fatto una piccola ricerca su di lui stanotte, ma non sono riuscito a scovare nulla a riguardo. Di sicuro non trovi nulla su internet su di lui. Salve, salve. Buongiorno. Come va? Tutto bene, dai. Quell'uomo laggiù sarà un parlamentare, no? Proverò a chiederglielo. Ma si fa? Mi scusi, sono un membro del giornale scolastico del mio liceo. Potrei parlarle un secondo? Certamente. Che tipo di persona è, rappresentante Shido? Qual è la sua opinione della dieta nazionale? Il suo motto è il paese prima di tutto. È così che ha guadagnato consensi. È un ammirevole uomo d'azione con una determinazione d'acciaio. Proprio un politico modello. Uno col pugno di ferro. Credo che riuscirà a creare un futuro meraviglioso dove i giovani come te possano vivere sereni. Ah, tutto qui, grazie. Una risposta esemplare. È comprensibile che non voglia dirci nulla di sconveniente. Oh, guardate, quello ha una rice trasmittente. Aspetta, ce l'avrà con noi. Qui si mette male. Dobbiamo andarcene. Domani è vacanza, perciò terremo una riunione d'emergenza. Ci vediamo alle Blanc, ok? Stanotte ci conviene riflettere tutti attentamente su questa cosa. Bene, abbiamo finito la ricerca. Andiamo, ragazzi, la serata ci attende. I criminali che si facevano chiamare ladri fantasma non esistono più. Tuttavia temo che i cittadini di questo paese vivano ancora nell'ansia. Questi scandali stanno gettando sfiducia sul governo. Anche io come cittadino sono furioso. Da che pulpito? Cosa significa essere un politico con delle responsabilità? Pensare al proprio tornaconto ignorando i problemi del paese è oltraggioso. L'annuncio delle elezioni è domani, ma ovunque vada c'è la gente che inneggia Shido. Si sono fatti tutti ingannare così facilmente. Piripipipipi. Ho provato a guardare le interviste di Shido sulla rete. Sembrano tutte così maledettamente false. Ho controllato anch'io il suo profilo, ma non ho trovato molto, a parte titoli di studio e curriculum. Ha 53 anni ed è diventato deputato dopo aver fatto parte dell'Assemblea Metropolitana. Anche se è ministro, è uscito dal partito di maggioranza per formare il Partito Uniti per il Futuro. Shido è un ministro, dici sul serio? Ha ricevuto una nomina speciale. Al momento, quello è il suo titolo. Pare che abbia anche vinto un concorso in cui la gente doveva indicare chi avrebbe voluto come capo. Persino i siti di notizie danno per scontato che sia destinato a diventare primo ministro. Se solo potessimo scoprire il vero significato delle parole di Shido. Per salvare questa gente dalla corruzione dei malvagi, urgo delle riforme sociali. Che palle questo tizio. Ah, chi mi scrive ora? La reputazione di Shido è veramente alle stelle. È assurdo. Questo non è più il livello di popolarità di un normale politico. Cos'ha di così grandioso? Davvero, non capisco. È un leader forte che protegge i cittadini. Beh, almeno, così dicono. Ma sono tutti ciechi? Dovremmo semplicemente fare luce sulla sua vera natura. A proposito, va bene se domani mia sorella si unisce a noi? Spera di poterci dare una mano anche lei. Sarebbe fantastico. Ok, glielo dirò. Ok, domani scopriremo di sicuro la parola chiave. Domani ce la faremo, vedrete. Ma... Oh, che bello, abbiamo una bandiera dietro di noi. Perché Shido è così popolare? Anche se nessuno sa la verità su di lui, è comunque inquietante. Col senno di poi... Col senno di poi, giocando a Strikers... Eccolo qua, tra l'altro... Mi chiedo se il metodo che usa Shido sia simile a quello che succede in Strikers, oppure la gente sia davvero così stupida da dargli fiducia così facilmente. Boh, magari è solo bravo lui, eh. Che hai da dire, Morgana? Facciamo vedere a Shido chi è che comanda e risvegliamo l'opinione pubblica. Magari posso creare qualche strumento. Creiamo un po' di muri di fumo, un po' di nebbia ipnotica e infine altri go home. Stai migliorando, basta guardarti per capirlo. Grazie. Ok, andiamo a letto. Sì, mi conviene andare a dormire ora.
Vediamo cosa dice la gente. Questo dovrebbe chiudere il caso. E come diceva Shido-san, lasciate tutto in mano a Masayoshi Shido, è l'unica soluzione. Shido-san sarà tra i candidati delle elezioni, vero? Ovvio, i politici come lui sono promettenti. Guarda caso, però non ce ne sono altri come lui, ce n'è solo uno, Masayoshi Shido. E oggi è festa, per qualche motivo. Manca un mese al Natale. Le mie predizioni mi hanno detto che stai bene, però sono ancora in pensiero per te, fammi avere le tue notizie. Va tutto bene. Mi fa piacere sentirlo. Pare che tu sia riuscito a evitare la tua morte, però non riesco a vedere oltre. Ti prego, fai molta attenzione. Col senno di poi sembra che lei non veda oltre, perché tutto quello che lei leggeva fino ad ora era già stato scritto, diciamo, mentre adesso è tutto libero, è tutto nuovo. Se non sei sicuro di qualcosa, ti aspetto al solito posto. Oh, grazie Chihaya. Non mi dispiacerebbe ricevere un messaggio da Yoshida, vorrei vedere cosa mi dice. Come tuo medico, vorrei assicurarmi di una cosa. Contattami appena vedi questo messaggio. Sono ancora vivo, tranquilla. Smettila di farmi preoccupare. Sono felice che tu stia bene. Mi sono solo preoccupata quando ho visto le notizie. Oh, sarò alla clinica se ti servono medicinali. Grazie. In TV non si parla che dei ladri fantasma. Oh, giusto, non avete in programma un raduno oggi qui. Finisci di mangiare prima che arrivino gli altri. Certo. Mangio subito. È quasi ora della riunione. Chissà se qualcuno ha scoperto la parola chiave. Non credo. La scopriremo oggi, però, ne sono sicuro. La dirà il capo, vedrai. Ah, l'ultimo, miniera di diamanti. Niente. Quanti ce ne mancano? Forse c'è davvero una barriera in funzione. Vero? Non è una cosa di cui gioire. Fino a Palazzo della Dieta ci siamo arrivati. Quindi inserite le parole chiave nel navigatore del metaverso. Capo, può accendere la TV? Dovrebbe esserci Shido. Certo. Ah, c'è Akechi invece. Goro Akechi. Lui e la sua stupida faccia compiaciuta. Dunque, Akechi-san, è vero che hai preso le distanze dai media come parte del tuo piano per catturare i ladri fantasma? Sono davvero desolato per aver causato un tale scalpore. Francamente, ci è voluto molto coraggio per opporsi a loro mentre la loro popolarità era alle stelle. Insomma, molti si sono scagliati contro di me online e quant'altro. Perciò, anche quando hai dichiarato che non fossero colpevoli, faceva tutto parte di un piano. È stato per coglierli di sorpresa. Diciamo che mi sono affidato alle mie nozioni di profiling. Proprio quando hanno perso il sostegno del pubblico, il loro rivale che gli ha teso una mano. È la stessa strategia che si usa in amore, non credete? Perché lo considerano il grande detective della giustizia? E non solo in TV o in rete, giornali, riviste, la sua faccia è ovunque. D'altro canto, sul fansite nessuno spera che in un nostro ritorno, nemmeno per scherzo. I ladri fantasma sono il male, Shido e Akechi sono i giusti. Dovrebbe essere l'opposto. Lo so, il mondo è ingiusto. Stanno manipolando l'informazione, servendosi di media. A prescindere da Akechi, su cui torneremo più tardi, il nostro vero problema è Shido. Dobbiamo trovare la parola. Vi è già capitato di trovarvi in una situazione in cui non conoscevate la parola chiave del palazzo? Beh, c'è stata quella volta con Futaba. Non sapevamo nulla di lei, perciò non potevamo fare altro che formulare delle ipotesi. Allora perché non andiamo direttamente da Shido? È impossibile, è sempre circondato da guardie del corpo e seguaci. Non c'è modo che dei liceali ottengano un appuntamento con lui. Beh, c'è un adulto con noi. Tan tan tan. No, neanche per sogno. E poi è un piano troppo pericoloso. Beh, questo è un problema. Cos'è sto baccano là fuori? A tutti coloro radunatisi davanti alla stazione di Yonge Yaya. Non è un mezzo della campagna elettorale? Ah già, i candidati stanno girando per la città. Quella voce. Chiedo scusa per il trambusto, sono Masayoshi Shido. Aspetta, ha detto Shido. Sì, non c'è dubbio. Che colpo di culo. Tan tan tan. Flashback. Sembra la stessa voce che ho sentito allora. Eh?
Questa sì che è una fortuna. Dovremmo vederlo senza aver bisogno di un appuntamento. Corriamo. C'è una mezza ship in realtà che è partita sull'internet di Ryuji e Haru assieme, che ha superato di molto in realtà la ship Ryuji Han. Ehi, Ryuji è corso via, verso la stazione. Di qua, presto. A proposito, è successo qualcosa? Un momento fa avevi una brutta cera. Tranquillo, non ti preoccupare. È giunto il momento di ricostruire questa nazione fatiscente. Il nostro governo annega negli scandali e i crimini stanno avvelenando la nostra società. Un passato così vergognoso va eliminato. Dobbiamo salpare verso un futuro di sogni e speranze. Avete qualcosa da dire? Shido, è quello Shido! È qui, davvero, dove? Wow, è incredibile, andiamo a vedere. Andiamo a vedere allora. Così i nostri figli, che guideranno la prossima generazione, siano fieri del loro paese. Così che la nostra nazione possa ritornare tra le grandi, ricca di benessere e lusso. Così che la nostra splendida casa venga riconosciuta come il miglior paese del mondo. Italiani! Scusatemi, ho esagerato. Vi chiedo umilmente di votare per me, Masayoshi Shido. Salpiamo insieme verso un futuro radioso. Spero di poter continuare a servirvi tutti. Bravo! È proprio bravo! Eccolo là. È quello, il tizio. Voi aspettate qui, vado a raccogliere informazioni. Aspetta! Ehi, io, Shido-san! Sta dietro! Voglio solo parlargli un secondo! È un uomo impegnato! Ma che diavolo, non dovrebbe ascoltare i pareri dei cittadini! Adesso basta, boccioso! Tu sei quel coglione che abbiamo beccato all'hotel, agli ascensori! Oh, mi scusi, quindi potete passare davanti a tutti perché avete fretta! Di che stai parlando? Che idiota! Dai, smettila! Ma questa gente! Ehi, ragazzo! Non ti conviene scoprire cosa succede a chi mi ostacola? Quella voce! La clientela è peggiorata di molto dall'ultima volta che sono stato qui. È diventato un asilo! Qui non c'è niente da vedere! Sparisci, ragazzo! Dannato moccioso! Ti faccio causa! Quell'uomo! Non c'è alcun dubbio, è lo stesso di quella volta. Cos'hai da guardare? Questo paese è pieno di bambocci sprovveduti. Sono preoccupato per il futuro del Giappone. Lasciateli perdere, ho un altro appuntamento a breve. È stato un po' stupido, Ryuji, quello che hai fatto. Che pezzo di merda. Allora, che ne pensi dopo averlo visto di persona? È lui che mi ha denunciato. Aspetta, è quello stronzo di cui mi avevi parlato. Lo stesso tipo, davvero, com'è possibile? Ne sei sicuro, vero? Purtroppo sì. Shido è quello che ti ha rovinato la vita. Porca puttana, non ci credo. Ah, che coincidenze, troppe coincidenze. Andiamocene, ok? Ci sono troppe coincidenze in tutta questa storia. Shido è il tizio che ti ha incastrato? Che razza di destino può averti fatto rincontrare? Un destino beffardo? È solo una coincidenza? Quindi, quando si parla del destino... Shido era coinvolto anche nella ricerca cognitiva, no? Non può essere una semplice coincidenza. Dio, che diavolo sta succedendo qui? Shido era già un politico all'epoca, eppure ha fatto causa a uno studente rovinandogli il futuro. Deve aver fatto pressioni perché il suo nome non saltasse fuori. Inoltre avrebbe dovuto forzare quella donna a dare una falsa testimonianza. È disposto a tutto. Stiamo parlando di un uomo che ha ordinato un omicidio in una stazione di polizia. Non si ferma finché non distrugge chiunque gli si oppone, anche per una banalità, è così da sempre. Che pezzo di merda! I bambini sono il futuro, un cazzo! Predica bene ma razzola malissimo! Ma ora abbiamo scoperto chi è stato! Non possiamo fare nulla per i precedenti di Phoenix! Una volta che il tribunale emette una sentenza, ribaltarla è quasi impossibile. E lo sarebbe anche se venissero presentate delle prove dell'innocenza e Shido ammettesse i suoi crimini. A ogni modo, dobbiamo innescargli un risveglio del cuore.
Sia come sia, l'aspetto esteriore di Shido e la sua vera faccia sono due mondi agli antipodi. Va oltre l'ipocrisia, è come se fosse una persona completamente differente. Parla sempre del bene del paese, non riesco a capire che cosa gli passi davvero per la testa. Quell'uomo non desidera altro che ergersi a capo del mondo. Considera i deboli solo come una scala per il successo. Si considera un uomo d'onore, ma guarda gli altri dall'alto in basso. È la cosa peggiore. Presumo che anche la parola chiave per quello che ritiene sia il palazzo della dieta sarà spregevole. Deve essere una cosa egocentrica e completamente slegata dalla politica. Uno come lui merita di essere punito come a quanto prima. Torniamo al palazzo della dieta domani, dopo scuola. Sento che questa volta ce la faremo. Rimuginarci su è del tutto inutile. Dobbiamo farcela. Esatto, ce la dobbiamo fare questa volta. Dobbiamo scoprire qual è la parola. Quindi il responsabile di tutto era il tuo arcinemico. Una svolta quasi poetica. Ah, sì, quegli abiti. Non passeresti inosservato in mezzo agli studenti in uniforme. Dovresti rimettertela una volta là fuori. Dobbiamo rimetterci vestiti di scuola, così nessuno ci penserà. Allora, che cosa mi rimane da fare? Forse l'unica cosa decente che possiamo fare è allenarci. Guarda, facciamo il curry giusto per farlo, se c'è. Ehi, ci sono gli ingredienti. Prepari un po' di curry. Certo. Oh, ti stai preparando la cena. Sto tornando a casa, ma attenzione ai fornelli, ok? Sì, signore. Altra lezione per il curry? A ogni modo, vedo che hai aggiunto anche della polvere, vero? Il cumino. Questa antica spezia è una delle principali protagoniste del curry. Il cumino è ciò che conferisce al curry un aroma invitante. È noto inoltre per le sue proprietà curative, digestive, per l'alleviamento del mal di stomaco e per il benessere del fegato. Il cumino, eh? Ecco cosa rende il curry così buono. Mescoli tutto con tale slancio. E se l'ingrediente segreto fosse la fiducia in se stessi? Certo, come no. Wow, il curry ha un profumo squisito, sarà un successone. Ma, detto sinceramente, quanto curry abbiamo fatto in percentuale e quanto ne abbiamo usato? 100% fatto, 0% usato. Sembri proprio fiero di te. Ovviamente. Sarà meglio andare a dormire, domani ci aspetta una giornata impegnativa. Già, dovremmo proprio andare a riposare. Eccolo qua il palazzo. Pare che ci sia una maggiore affluenza alle urne questa volta. Sarà sicuramente una vittoria facile per Shido. I ladri fantasma l'hanno reso ancora più celebre. È in lizza per il posto di primo ministro. Mi sa che dovrei fare un tifo per Shido questa volta. Questa volta non voterò un politico a caso. Voterò Shido-san. Ah, Shido-san. Ultimamente ho seguito con attenzione i notiziari. Sei fiero di me? Non è che lasci acceso sperando di vedere Keiichi. Beh, posso capirti, quello è un vero eroe. Però, secondo me, Masayoshi Shido è ancora più in gamba. È il primo politico in cui io creda. Anch'io conosco Shido-san. Sembra voler migliorare davvero il paese. Non capiscono che sta mentendo. Dobbiamo fare qualcosa. Vedrai che ce la faremo, Han. Chi è che mi scrive questa volta? Il leader dei ladri fantasma non è mica morto, vero? Non ti preoccupare. Grazie a Dio. È impossibile che i ladri fantasma vengano sconfitti. È così bello sentire che va tutto bene. Beh, se ti serve qualcosa, sarò in sala giochi. Ok. Questa non me l'aspettavo, il suo messaggio. Anche se è stato ovviamente indiretto, non è che ci ha detto "stai bene", ha detto "no, il leader dei ladri fantasma sta bene", perché lui crede nel leader dei ladri fantasma. Ottimo. Beh, dovremmo completarlo il suo confidant, anche perché c'è la richiesta dei memento, quindi dovremmo farla. Spero che non sia scaccomatto. È una buona mossa. Grazie al cielo stai bene. Sei uno studente terribile. Non si possono nascondere i pezzi, lo sai? Beh, se ti serve qualcosa, sarò in chiesa. Ho ricevuto un messaggio anche da Yoshida. I ladri fantasma sono stati sotto i riflettori di recente. Mi stavo chiedendo come stai. Hai intenzione di arrenderti senza raggiungere i tuoi obiettivi? No, sto bene, tranquillo. Quindi stai bene, è un sollievo. Mi aspetto grandi cose dai ladri fantasma. Se ti serve qualcosa sarò felice di aiutarti, compagno.
È strano vederti in giro durante la settimana. Stasera sei libero, giusto? Quanto sei spericolato. Ascolta, cerca di non farti notare da nessuno, ok? Sì, capo. Stavolta dobbiamo fare per forza qualcosa per la parola chiave. Che ha detto il gatto? Sono curioso ora. Pensa al suo giro. Tutte le volte che il gatto miagolava, quindi parlava. Le guardie si sono insospettite l'ultima volta, perciò è meglio sbrigarsi. Ma siamo ancora senza un riscontro. Credete davvero che ci sia una barriera? Dov'è finito il tuo entusiasmo di ieri? Fa silenzio! È quando il gioco si fa duro che i due ricominciano a giocare. Basta chiacchiere! Dovreste concentrarvi sulla parola chiave! I cittadini sono secondari. A lui importa solo del suo benessere e quello dei suoi lacchè. Vuole diventare primo ministro a costo di calpestare gli altri. Ricchezze, gente ricca. Ehi, Phoenix, non ti viene in mente nulla basandoti su ciò che hai sentito da lui? Va bene qualsiasi cosa, anche tirare a indovinare. Idioti come voi dovrebbero solo fare silenzio e seguire la strada che ho tracciato per questo paese. Tracciato. Aeroporto, una nave e una macchina. Beh, lui ha detto che dobbiamo salpare, quindi è una nave. Ha tracciato la rotta. C'è stato un riscontro? Cosa? Il palazzo della dieta è una nave? Che razza di scenario sarebbe? Il vero edificio è sulla terraferma. Nemmeno riesco a immaginarmi cosa sarà. Beh, qualunque cosa sia, pare che non ci siano barriere. Chiudi il becco, sbrighiamoci ed entriamo. Ci sono le guardie nei paraggi? Avviciniamoci per sicurezza. D'accordo, vai Phoenix. Cliccate. Abbiamo scoperto quindi che cos'è. La strada tracciata. È cambiato qualcosa, siamo dentro, giusto? Le guardie sembrano sparite, ma è difficile dirlo con certezza. Sembra simile a quel che è successo al palazzo di mia sorella. Solo che in questo caso il palazzo della dieta è rimasto inalterato. Ah, e prima il cancello non era aperto però. Ehi, guardate, le sembianze di Mona sono cambiate. Questo significa che siamo di sicuro in un palazzo. Avanti, andiamo a dare un'occhiata. Questo pezzo è carino. Questo pezzo animato è bello. Ah, tra l'altro siamo senza occhiali. Oh, che caruccia. È tutto annegato. Come è sorpreso Morgana. Oh, che cazzo pensa questo tizio? La madonna, che velocità. Che stronzata. Un paese in cui i bambini saranno fieri. Un cazzo. Nella sua testa è tutto sommerso. Se un tizio così conquista il potere, siamo davvero nella merda. Tutto questo è assurdo. Lo stesso vale per Akechi. Anche lui avrà visto questo panorama. Eppure ha comunque aiutato Shido. Che diavolo gli passa per la testa? Che sia per gloria o semplicemente per una ricompensa. Mio padre è morto per colpa di un uomo del genere. Dobbiamo fare in modo che affondi Shido e non il paese. Un palazzo in cui non solo il centro della distorsione è sommerso, ma l'intero paese. Non posso credere che esista qualcuno con un desiderio così tremendo. Fate attenzione, sarà completamente diverso dai palazzi precedenti. Sono sicuro che riusciremo a rubare questo tesoro. Andiamo. Vendichiamoci. D'accordo. Dobbiamo porre fine a tutto questo entro il 17 novembre, dicembre, il giorno prima delle elezioni. Diamogli inizio all'infiltrazione. È l'ora di fargliela pagare per quello che ci ha fatto. E allora
È il momento di avviarci. I nostri vestiti non cambiano, quindi non ci vede come una minaccia, eh? A tal proposito, Phoenix non si sarebbe dovuto travestire venendo qui. Una persona travestita con un gruppo di studenti in divisa sarebbe assurda. Beh, una volta rubato il tesoro non dovremmo più preoccuparcene. Mettiamoci all'opera. Guarda che sorriso spavaldo che abbiamo.